Buongiorno, oggi siamo a Stilo, che è un ridente paesino tra i monti calabresi. Volevamo andare al castello, che è quello in su, ma non abbiamo voglia di andarci a piedi, quindi diciamo che la situazione è un po' sportiva e alla fine opteremo per un giro in paese, come hanno fatto probabilmente anche loro. Abbandonato l'idea del castello, abbiamo optato per la soluzione B, quindi per il piano 2. Piano 2, la soluzione B, esattamente il contrario. La cattolica di Stilo. Io ci sono già stata quando ero piccola, ma non mi ricordo assolutamente niente, quindi sono curiosa di rivederla. È tutto ben conservato, nel senso che ci sono un sacco di resti e di affreschi e di dettagli. Diciamo che sta molto bello da fuori. Della nostra gita alla Cattolica di Stilo abbiamo incontrato un gruppo di giovani baldanzosi che vogliono lanciarsi nel futuro da blogger. Sì, dai. Dai, ok. No, cioè, più vlog divertenti, sinceramente. Vlog divertenti, sì. Ok, tu? Traveler. Tu travel, ok, tu fotografia. Sì. Però anche travel, cioè se posso fare qualche foto mentre farlo, viaggio, sì. Non male. Quindi seguiteci, spolliciate. Io da domani mi scriverò su Instagram. Instagram Matthew 1998. Lui ha già un profilo, esatto, ripeti. Io me lo Mario Spignello. Perfetto, tu lo farai, ho la promessa. Da Stilo è tutto, sembro lì Ciacolò, comunque con i miei nuovi amici. Ciao. Ciao. Siamo in macchina e adesso si abbandona Stilo dopo i fortuiti incontri di oggi. Ci dirigiamo verso Serra San Bruno. Vengo in Calabria da più o meno 28 anni, non ci sono mai stata, curve. E quindi siamo anche lì, voglio un po' vedere la location. Mentre invece stasera andiamo a recuperare un ospite d'eccezione direttamente dall'aeroporto di Lamezia. Non vi diremo niente. So solo che se facciamo un'ora di strada così, vomitiamo tutti quanti allegramente. Abbiamo superato l'età della patente da un po', però tutti quanti ci stiamo ponendo delle domande. Cosa rappresenta questo cartello? Strade che si immettono? Tre strade che si immettono? Cosa potrebbe essere? È aperto il sondaggio. Siamo arrivati nella ridente frazione di Zia e tutto ha l'aspetto di un senso di... Mi è interessato monolocale in affitto, telefono. Siamo finiti dai 40 gradi ai 17 gradi nel giro di un'ora e mezza. Infatti mi sono anche messa la giacchina perché qua fa super freddo, sembra quasi di essere in Norvegia, in Finlandia o comunque in qualche posto del nord. Chissà dove ci porterà questa strada. Dopo
soltanto 3 ore di strada siamo arrivati alla Certosa di Serra San Bruno, dove teoricamente possono entrare solo gli uomini, ma è chiusa, quindi non entra neanche gli uomini. Non entra nessuno. L'umidità è tangibile. Ho tantissima umidità. Tu la senti? Infatti ho freddissimo. Delusi dalla mancata Certosa, adesso ci dirigiamo verso cena. Vediamo se riusciremo ad avere qualche soddisfazione. Ci siamo fermati da Cicel.com a mangiare qualcosa. Ci hanno consigliato patatine, cacio e pepe. Sono buonissime. La croccantezza. Siamo appena usciti da Cicel.com, che è un posto che ci ha veramente stupiti. Abbiamo preso 3 pizze, patatine, tutto alla modica cifra di 30 euro. Caffè offerto. This is Calabria. Non so se vedete, perché non vedo, siamo su questa strada incredibile a 6 milioni di metri di altezza. Qua stiamo andando in mezzo alla molletta. Ma lo cazzo! Di là la strada, dai! Ma sta andando quella strada? Oh, forse questa è una strada normale. Bella, bella strada. No, è incredibile questa strada. Ok, perdonate il mio cinesismo, ma mi sono addormentata in macchina dopo 2 ore di tornanti e quindi niente, sono svanita nel sonno. È arrivato il nostro super ospite, che è Luca! Yeah, ci sono! Volo diretto Milano Lamezia. E come canta Bruno Risas, arrivati, hanno fatto l'applauso, è stato bellissimo. Io ho dormito un sacco e poi ci ha svegliato l'autista dell'aereo che è arrivato prendendo le buche sul tracciato. Quindi atterraggio morbido. Sì, poco morbido. Welcome to Calabria.